Salve a tutti, sono Tim Fox, siamo qui in una nuova parte di Dragon Ball Adventure Adventure. Devo andare alla casa del genio per fare l'allenamento. Per poter continuare il suo addestramento, Goku fa visita al maestro Muten. Krillin fa altrettanto ed entrambi vengono accettati come suoi allievi. Quindi iniziamo con entusiasmo l'allenamento con il famosissimo maestro Muten. Bene, accetterò entrambi come miei allievi. Goku e ora! Tutte e due lo stanno dicendo, eh? Ora andiamo nel primo luogo di addestramento. E qual è? Ah, devo spaccare i sassi, mi sembra. Se ricordo bene. Che le catene doveva spostare il macigno gigante Goku, no? Che in realtà il genio gli aveva detto di fare così perché sapeva che non sarebbe mai riuscito a farlo, però in realtà poi ce la fa. Ok, il vostro addestramento sta per iniziare. Sbrigati, vecchio! Inizia la lezione! Prima di tutto faremo il test della caccia alla pietra. Andate a cercare la pietra che ho lasciato nel bosco e riportatemela entro il tempo stabilito. Chissà chi dei due troverà per prima la pietra. Ah sì, ok, mi ricordo sta missione. Alla fine si combatte qualcuno. Ah, non voglio dire il nome, anche se si sa già. Perché sì, qui io rispetto chi non ha ancora visto tutto il nostro... Vabbè, è una stronzata, però lo sapete già chi ti fa combattere, non c'è altra gente in giro. Fottuto canne. Ok, da sopra c'è un guscio. E lo prendo. Sono diventato invincibile. Pull the cat, boom boom boom. Ok. Una porta, cosa c'è qui dentro? Un potenziamento, dai. Oh, vita in più, minchia, questo qui è molto bene da prenderlo. Poi ci servirà più avanti. Cioè in generale ci serve sempre la vita extra. È sottinteso. È la cosa più importante del gioco, la vita extra. Comunque le musiche stanno cominciando a ripetersi purtroppo. Succede spesso in sto gioco. Le musiche sono veramente belle, però tendono a ripetersi dopo un po'. Quindi capisco che volessero fare poche musiche ma belle, ma non è qualcosa di cui vado matto. Preferisco avere tante musiche comunque. Magari non fantastiche, ma ben strutturate lo stesso. Basta che sia melodica alla fine, non è che... Cioè, diciamo che c'è sempre quella cosa lì che si ripetono sempre. Poi questo qui è uno dei giochi di Dragon Ball fatti bene. Sono quelli fatti male, quelli fatti bene. E nel periodo in cui è uscito, di giochi di Dragon Ball fatti bene stavano uscendo. E sono usciti molti, perché... In quel periodo lì Dragon Ball era proprio nel suo periodo d'oro per i videogiochi, perché i videogiochi erano l'unico posto in cui c'erano novità per la serie, allora cercando di fare cose bene. Invece poi hanno cominciato a fare le cazzate di film su film su film. Cioè, voglio dire, a parte i film di Bardock, lì l'episodio extra di Bardock, non è che le nuove cose di Dragon Ball siano fatte benissimo. Cioè, mi è piaciuto Battaglia dei Dei, che ho visto anche al cinema, e tutto, no? Poi ho visto lì quello di Bardock in inglese. E in inglese è bello, insomma, cioè è stato doppiato bene tutto. Ho visto anche sottotitolato, perché non c'è il doppiaggio ufficiale da nessuna parte di quello. Quello là dei suoi amici ha fatto cagare. Ovviamente ha dovuto qualcosa. E generalmente tutte le cose relative a Dragon Ball ultimamente le fanno, cioè fanno un sacco di cose, ma tutte per soldi. A volte invece l'unica novità che c'è di Dragon Ball erano i videogiochi, proprio anche le animazioni venivano fatte solo per i videogiochi, ed era l'unica cosa in HD di Dragon Ball, che in HD insomma con la grafica migliorata che non fosse anni 90, cioè è veramente una cosa bella. Purtroppo poi si è andata persa perché stanno scommercializzando tutto quanto. Un attimo. Ehi, Goku, hai già trovato la pietra? Ha vinto la gara! Ma quella pietra potrebbe essere falsa. Ma sapete il simbolo del vecchio? Lasciamela guardare un attimo. La pietra è mia! Non vale, hai imbrogliato. La competizione rende il mondo crudele. Facciamo una fargli il culo. Aspetta che qui ci potrebbe essere qualcosa. No. Ok, andiamo a raggiungere Krillin che ci ha fottuto la pietra. Ok, la voce di Krillin di solito la faccio meglio di così. Cioè, la faccio tipo alla Bridget, no? La faccio così, tipo il vero Krillin, insomma il Krillin della Bridget. Mi viene anche abbastanza benino a volte.
Io no, in questo caso qui l'ho fatta sminchiata perché boh, mi dà più l'impressione di un kid sminchiato quello. Che è più stronzo. Vabbè, gli occhiali del genio, cioè facciamo assai. Sono Krillin, c'è una voce da frocio. Ok, basta. Dopo la faccio come a Bridget perché così c'ho più varietà nel doppiaggio, dai. Che sto facendo il doppiaggio improvvisato per rendere tutto più bellino, perché, per dire, a me piacerebbe tanto doppiare le cose, io le doppio così, cioè, però c'è il problema che purtroppo mi mangio spesso le parole e non si capisce bene ciò che dico e parlo in fretta. È un problema di dizione il mio, cioè sono nato così, cioè, ho imparato a parlare parlando in fretta e mangiandomi le parole, perché bene o male è così che parla anche mio padre e l'ho ereditato, tra virgolette, da lui. È una cosa che si correggerà col tempo, spero, perché è bruttino parlare in fretta e mangiandosi le parole. Bastardo. Un'altra cosa che mi rompe è che ho la R motion, un pochino motion. Cioè, non è troppo motion, non è proprio motion totalmente, non so, proprio così che sembra una V, però è un pochino motion. Ed è bruttino. Cioè, dire, generalmente, per dire così, c'è gente a cui piace, la trovano abbastanza simpatica, ma a me non piace più tanto. Preferisco avere una R generica, come quella che hanno tutti. Vita extra! Non posso neanche sapere quante ne ho, vero? Select? Ok, è con select che si scopre quante vite si ho. Ok, non volevo cadere, infatti non sono caduto. C'è il boss adesso. Beh, che ti faccio il culo. Che ragazzino ostinato. Sei disposto a batterti? Per averla, non perderò. Ok, adesso c'è un combattimento che credo è un pochino disonesto, perché fa delle tecniche degli scontri fisici. Cioè degli scontri tipo quelli quando il gioco cambia diventa un picchiaduro. E poi scontri in picchiaduro fatti nella versione, cioè nella versione rifatta in 3D di molti anni dopo, fanno veramente cagare. Qui se invece sono fatti bene. Notate come non mi sta togliendo nulla quindi con i calci, eh. La prova è che è una sega, credo, anche nella prima serie. Ok, io vorrei fargli il culo. Non è andato. Ecco, lui può fare i salti giganti, come vedete. Invece io non posso fare un cazzo. Potrei lanciarmi col bastone in aria, ma solamente una moneta extra. Aria libera! Direi che c'è un filmato adesso. Siete stati entrambi molto bravi. Lascia perdere questa roba. Vecchio, insegnaci le arti marziali. Ci vuole coraggio a dire una cosa del genere. Vi addestrerò nelle arti marziali. Quando avrete la forza di spaccare 10 di queste grandi rocce. Va bene, ci provo. Sì, comunque nel cartone bisognava tipo spostare le rocce. Qui cioè, abbiamo tutto il tempo del mondo e vita infinita. È impossibile perdere. Invece c'è un minigioco nel menu che ti permette di fare tutto questo con... Cioè, tutto fatto bene, insomma. Che c'è un tempo limite e devi spaccare il più possibile. C'è un minigioco con i record e tutto, è una roba abbastanza bellina. Guarda come la musica si è aumentata. Questo qui è stato pensato sin dall'inizio come un minigioco a tempo, però mi ha detto fanculo, non è giusto perdere questo affare. Cioè, qua gli sicuramente ha detto così. Non posso neanche lanciare un energetic in questo modo. Non so se è un minigioco sì, non mi ricordo. Area libera! Sì, ce l'ho fatta! Vecchio, adesso mi insegnerai le arti marziali, è giusto? Molto bene. Per la miseria, chi è questo ragazzo? Ok, vi insegnerò alcune tecniche. Attacchi di base. No, che palle il tutorial. Lascia che ti insegni qualcosa sui duelli. Per muoverti usa i comandi di sempre. Puoi muoverti usando la pulsatina di comando e il pulsante A. Per attaccare, per il pulsante B. Puoi provare a usare contemporaneamente sulla pulsatina di comando. Adesso prova ad attaccare Krillin e colpirlo ripetutamente. Sì, vabbè, facciamo un culo a Krillin. Il tasto B che fa? Vabbè, per me assieme non mi sembra che serva qualcosa. Ok, l'ho colpito tre volte, se sarà sufficiente. Yeppee!
Adesso in americano hanno cambiato le voci. Difesa. Ma non mi metto neanche a leggere questi tutorial, non mi frega un cazzo, su. Sono solo i tutorial, so già come si gioca. Ecco, questo quello devo fare, giusto? Se ricordo bene. No, devo semplicemente andargli contro così. No, come... Perché non leggo il tutorial? Qua c'era scritto. Io ho letto avanti a... Ma ormai sono stupido. Ma perché io so come si gioca, ma non mi ricordo cosa mi dice... Quello un più coglioni del genio. Ma facciamo che lo faccio fuori così per forza. Mi tocca rileggere il tutorial. Tanto lo leggo proprio a voce alta, che non sono sicuro. Sì, lo so che ho perso, non mi ricordo cosa diceva. Ehi, cosa stai facendo? Cosa devo fare con te? Ok, te ne insegnerò di nuovo. Mi stronzo. Ah, bisogna difendersi, puoi difenderti. Quello che attacca per il tasto dietro. Ah, vabbè, vaffanculo. Difendiamoci, dai. Uno, due, tre. Fottuti tutorial di merda. Niente. Però è bella l'arena qui come è fatta. Impeto e rottura. Sotto indicatore P, facendo indicatore quando è con il P, puoi cantare con il tasto il pulsante B. No, 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 impeto, una pausa. Reggiare solo quando è una pausa. Devi cioè fare usare l'indicatore di impeto per il più velocemente possibile. Beh, forse è meglio se provi invece di tirarmi spiegazioni. Vabbè, sì, ho capito. E in questi scontri qua io una volta ero abbastanza bravo. Ero riuscito a battere Pai Pai, cioè praticamente c'è un livello qua, no? In cui devi per forza essere finire sconfitto da Pai Pai, no? Da Pai Pai, però io ero riuscito, diciamo, a memorizzare tutte le sue reazioni di intelligenza artificiale, a fare in modo di sconfiggerlo. Che per dire, non succede nulla di che, semplicemente Pai Pai ti fa la mossa finale e ti uccide una volta che ha perso tutta l'energia e tu perdi sostanzialmente. Però effettivamente, cioè, io ero riuscito a fare in modo che il gioco mi permettesse di vincere. Adesso non so se voi siete riusciti a farlo, ditemelo nei commenti. Ed è una cosa interessante. È giunto il momento di partecipare. Ah, ok, questo qua è un filmato. È giunto il momento di partecipare al torneo mondiale. Giusto, faremo del nostro meglio. Senza ombra di dubbio, sarai il vincitore. Ma senza bene, dove sei vincere, vabbè. Così, dopo l'addestramento del maestro Muten, Goku e gli altri si avviano al torneo. Salvataggio salvato. E questa parte finisce qui, è durata anche più di quanto pensassi. E adesso in Fox alla prossima, ciao! Arena del torneo.